con Como perché c'è la famiglia Tortora che dal 1959 ci regala dolcezze e tra l'altro la pasticceria porta proprio il nome della mamma di Francesco che è Aida e noi abbiamo con noi proprio Francesco Tortora, con noi ovviamente in collegamento, lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Buongiorno Francesco, benvenuto su Millennium. Buongiorno a voi. Allora, caro Francesco, qui si parla, l'ho detto, di cose molto dolci, molto belle. Tra l'altro, insomma, visto che voi avete portato avanti una bella tradizione di famiglia, come vi siete passati il testimone? Quanto ha influito la famiglia nell'attività che svolgete nella pasticceria a Como? Allora, direi che è stata fondamentale in quanto è partito mio papà nel 59. Dopodiché nell'83 siamo arrivati, eravamo a Salerno, scusa, prima. Nell'83 siamo arrivati a Como e tutta la famiglia ha collaborato con lui a portare avanti questa attività che è ancora aperta. Quindi importante. Nel 2005 l'ho acquisita io dai miei e sto andando ancora avanti. Beh, meno male, mi piacciono le cose, poi con la tradizione di famiglia sono forse le migliori. Ma quali sono i dolci tradizionali che hanno fatto breccia nel palato dei comaschi? E i turisti cosa vi dicono quando assaggiano le vostre opere d'arte? Perché si tratta di pasticceria d'arte, ragazzi. E allora, il turista resta soddisfatto in quanto queste tipologie di dolci all'estero non esistono, che può essere il cannolo, la pastiera, la zeppola di San Giuseppe, cassatine, eccetera. L'italiano è un po' più abituato, ma il comasco non era abituato, però si è abituato alla nostra tipologia di pasticceria e quindi noi andiamo bene ormai da 41 anni qui anche su Como. Perfetto, anche perché un po' come la musica, anche i dolci non dovrebbero avere confini, anzi eliminano completamente i confini anche regionali, non solo internazionali. Ma visto che siamo vicini a Natale, caro Francesco, quali sono le cose, i dolci che state preparando proprio per questo Natale e cosa non deve assolutamente mancare secondo la vostra tradizione come dolce in tavola? Allora, per la tradizione campana e anche centro-sud direi, di sicuro mostaccioli, rococò, struffoli, pasta reale fatta di mandorla, oppure il raffiolo cassata, che è una variante della cassatina siciliana ma fatta in tipologia napoletana, con bagna strega, ricotta, cedro. Queste sono le cose proprio più tipiche, oltre ai panettoni ed altre tipologie di dolci, però le cose più tipiche sono proprio queste che ho appena elencato. E invece come vi siete trovati? Questa è una domanda che mi è venuta spontanea. Voi appunto che avete portato la vostra pasticceria qui al nord, il vostro rapporto con il panettone, il panetun de Milan, com'è stato? Vi siete inventati anche voi magari qualcosa per arricchirlo? No, ci siamo anche noi, tra virgolette, adeguati a fare tutti gli lievitati delle feste, quindi dalla colomba, il panettone. In questa zona c'è la resta, che è un dolce tipico sempre lievitato, come i grossi lievitati delle feste, quindi ci siamo un po' anche noi a, come dire, ha portato un qualcosa in più che di solito si usava meno. Qui si usa tanto, quindi produciamo anche questi dolci di Natale. Bellissima questa cosa. Allora invitiamo tutti quelli che sono già di Como, che passeranno a Como, fate un giro, andate sul lago e allora dovete andare assolutamente, vi dico anche dove, in piazza San Fedele 34 a Como c'è la pasticceria Aida, dove troverete ovviamente Francesco Tortora, ma lavora anche altri familiari, lavorano insieme a te? Sì, c'è anche mio fratello, quello più grande, che è il laboratorio. E quindi siamo rimasti in due. L'altro fratello ha un ristorante qui in zona, quindi siamo tutti ancora nel campo. Quindi dal salato al dolce senza problemi. Allora, caro Francesco, ti ringraziamo tantissimo per aver portato un po' di dolcezza in questa giornata e buon Natale e naturalmente buon dolci. Buon Natale a voi e buon dolce a tutti. Grazie. Millennium.